da di poco, perché abbiamo giocato settimana questa qua che è stata particolare, per fare tre partite. Abbiamo più che altro dovuto recuperare più che allenarci, però ho visto i ragazzi che dopo il Crotone si sentono defraudati in qualcosa e sicuramente vorranno domani cercare di far girare in un verso un po' diverso questa sorta di così. Tutti parlano di sfortuna, ma io non parlo di sfortuna, è quello che noi in fondo abbiamo meritato, perché io credo che una squadra, al di là della prestazione, che può dire abbiamo fatto bene o meno bene, il risultato finale poi dopo deve accettarlo. È un motivo in più per essere domani ancora più coesi, più uniti, sapendo che avremo delle difficoltà, però c'è ancora una notte da passare, nottata, e poi dopo vediamo domani. Parlava di Crotone. Tanta delusione per il risultato, però ci sono stati nello stesso tempo notevoli passi avanti rispetto anche comunque alla partita col Bologna. Sì, però i passi avanti bisogna poi dopo mantenerli e cercare di farne altri. Noi sicuramente viviamo una situazione un po' particolare che da fuori forse non si riesce a capire in toto, ma sicuramente stiamo facendo delle cose, i ragazzi stanno facendo delle cose importanti perché siamo in un momento di emergenza. E tutti quelli che sono chiamati a giocare in certi ruoli o chiamati a giocare spesso tre partite in una settimana si sta andando da fare, però poi alla fine tutto questo viene espresso attraverso la partita, no? Quello, i sacrifici che si fanno, e perciò dobbiamo aspettare domani. È una partita che oltretutto per certi versi può essere positivo, ma anche negativo giocare dopo gli altri, sapere i risultati. E giocheremo alle 6 del pomeriggio e mi auguro che domani possa essere un pomeriggio dove davvero si può un po' sorridere, non dico ridere, ma sorridere, perché è importante in questo momento, è importante per i ragazzi, è importante per il pubblico, è importante un po' per tutto l'ambiente. Parlato di emergenza, in questo senso ha intenzione di cambiare qualcosa oppure si prosegue sulla scia di Crotone? Non è che si può cambiare molto. C'è da stare vicino a questi ragazzi che sono continuamente chiamati a giocare. Sicuramente in settimana ho lavorato anche con quelli che hanno giocato poco, perché abbiamo bisogno poi di tutti. E io dico sempre che un minuto, chi cinque, chi un tempo, chi tutta la partita, non abbiamo bisogno di tutti. E così sarà anche domani. Salve Sandino, le chiedo se ci saranno dei possibili recuperi, anche se da quello che si evince pare di no. E in funzione di questi, anche quello che abbiamo visto a Crotone, ovvero il posizionamento di Capuano come centrale di centrocampo che ha permesso a Rosina di agire un poco più avanti, quindi se nelle sue intenzioni, qualora dovesse recuperare qualche giocatore, c'è anche la possibilità di far giocare Martigno più avanzato. Recupero, non c'è nessuno che recupera, perciò saremo gli stessi di quelli che sono andati a Crotone, con la panchina che è pronta alla Venezia a darci una mano, però io credo di mettere in campo domani un 11 che sia equilibrato, che mi dia delle garanzie, non soltanto perché è facile dire bisogna andare, sì, bisogna andare, ma bisogna anche non prendere gol. Allora ho bisogno di equilibrio, ho bisogno di capire. Questa settimana abbiamo lavorato anche cercando di porci sul terreno di gioco in un altro modo, però credo che questo possa venire strada facendo, non adesso, proprio perché mancano tantissimi giocatori. Facendo un piccolo passo indietro, tornando ancora a Crotone, mi pare di aver capito, dicevi non mi piace parlare di sfortuna. C'è stato anche infatti un atteggiamento forse eccessivamente prudente nella seconda fase del primo tempo, cioè molti difensori, atteggiamento un po' troppo prudente nella seconda fase del secondo tempo. Credo tanti difensori
potevano essere un po' un incoraggiamento per il Crotone a venire avanti, no? Che invece era stato abbastanza guardingo, nonostante lo svantaggio. Beh, ma se tu guardi gli ultimi 10 minuti, io credo che sia un atteggiamento inconscio. Però se tu guardi gli ultimi 10 minuti, abbiamo due difensori esterni, Peruzzi e Monzon, che fino adesso erano tacciati, i giocatori che vanno non tornano mai. Avevamo 4 centrocampisti, tra cui Almirón, Garufi, Castro e Rosina, con Caio davanti. L'unica cosa che ho cercato di fare è cercare di aiutare i ragazzi nel momento cruciale, dove veniva a mancare un po' di forze, di poter così presidiare l'area di rigore in un certo modo. Il fatto che ci siamo abbassati, questo è vero, ma non è dovuto, secondo me, a un atteggiamento prudente. Secondo me è dovuto alla gestione in questo momento di questa partita, di questo periodo. Quando ci sarà la consapevolezza di poter comandare la partita in un certo modo, credo che si vedrà anche un altro Catania sotto questo aspetto. È vero che negli ultimi 5-6 minuti a Crotone ci siamo passati tanto, ed è normale che appena sbagli può capitare qualcosa. Ecco perché dicono parlo di sfortuna. Però alla fine ci ha preso questo punto che io dico sempre è importante, perché adesso sembra poco. Però quando sarà il momento ci ricorderemo anche di questo punto che abbiamo fatto a Crotone. Mi auguro che comunque possiamo giocare sempre per fare bottino pieno, cosa che finora non è mai capitato, e mi auguro che possa capitare presto. Non dico, non faccio né proclami né niente, però io so solo che domani è una partita difficile, una partita che giocheremo contro una squadra che più o meno è come nelle nostre stesse condizioni. E devo far leva sul carattere, sulla moralità di questi ragazzi che abbiamo, sul fatto di voler in un momento anche difficile tirar fuori forse quello che non hanno ancora tirato fuori e quello che i tifosi non hanno ancora visto in ognuno di loro. Quindi il fatto che il Pescara appunto sia, come anticipato, una squadra abbastanza in crisi è uno svantaggio? Non credo, può essere. Ma vedi, è lo stesso discorso che facciamo di noi, anche noi siamo in crisi, però tutti si aspettano che dobbiamo vincere, così è Pescara in crisi e tutti si aspettano di vincere. Però io ripeto, vorrei non parlare tanto di partite, vorrei parlare di un episodio, uno solo a nostro favore ci permette di portare a casa 3 punti. Vorrei parlare anch'io, ogni tanto abbiamo rubato una partita e abbiamo vinto. In questo momento serve anche questo. Non c'è da fare tanti ricami in questo momento, c'è da correre, da stare vicini e cercare di avere quell'acuto che ci permette, anche con un solo episodio, di portare a casa 3 punti. Abbiamo bisogno di questo in questo momento. C'è qualcosa in particolare da tenere d'occhio, da temere del Pescara? Sì, io credo che ci sia Melchiorri, da loro un giocatore che ultimamente è seduto alla ribalta, che ha preso il posto di Maniero, un giocatore che ha fatto 3 gol finora. Abbiamo visto giocare, sono una squadra davanti veloci, hanno giocatori in mezzo al campo di esperienza ma anche di qualità. Il Pescara è stato costituito per andare in Serie A, credo. Credo che potrebbe essere la partita delle deluse domani, ma credo che sia troppo presto per dire questo, anche se il vostro lavoro mi impone anche di fare dei titoli in questo modo. Però per il rischio che si parli di deluse adesso è che alla fine si possa parlare di qualcos'altro. Mister, della gara del Catania a Crotone, cos'è che non le è piaciuto e cos'è che non vorrebbe assolutamente rivedere domani? Ma sai, sono passati già 3 giorni e ritornare su quella partita ha poco senso. Sicuramente quello che io ho visto, ci abbiamo lavorato in questi 2 giorni, ma non tanto sotto l'aspetto del far capire, perché non potevamo assolutamente ancora buttare dentro dei lavori pesanti con loro, però abbiamo cercato di capire dove si può far meglio. Io vorrei una squadra, una linea difensiva che cerca di giocare un pochettino più alta, ma questo è sinonimo di sicurezza, no? di personalità, ma in questo momento anche giocatori esperti come Nicolas, come Monzon, come lo stesso Dionberg, vivono il momento, con un po' di apprensione, anche se devo dire che stanno facendo davvero delle cose encomiabili in allenamento, cercano di sacrificarsi per capire. È cambiato un po' anche la filosofia, perché ogni allenatore cerca delle risposte per il modo in cui cerca di interpretare il calcio. Io sono arrivato la settimana scorsa, sono 10 giorni neanche,
dieci giorni possono essere tanti per una piccola cosa e pochissime per un intero campionato, insomma. Le volevo chiedere di Almiron, che punto è? Non c'è Almiron in questo momento. Non parliamo di Almiron. Almeno la cosa importante è essere chiari. I giocatori saranno, quando sono i convocati, sono diramati, e quelli che ci sono quelli che sono a posto. Almiron, tutti sapete che è un giocatore che aspettano, ma si aspettano un po' di tempo. Io di Almiron vorrei fare un discorso a parte, ma lo faccio adesso e poi non ritorno più su. Noi non dobbiamo illudere nessuno, perché se noi illudiamo ci creiamo dei problemi tutti. Quando Almiron sarà tra i convocati di nuovo, allora potremmo, io non vorrei più dire sperare, vorrei avere delle certezze che ci può dare una mano, questo è quello, però non chiedermi più di Almiron. Salve mister, una parentesi. Anche, scusa, anche per rispetto a lui, perché io credo che la cosa più importante in questo momento, questo ragazzo da quanto tempo aspetta di rientrare dentro? È un anno e mezzo? E credo che anche le aspettative, no? Anche lui è un ragazzo che vuole starci dentro, a volte creano anche dei circoli viziosi, entra, non entra, entra, ma entra, rientra. Bisogna, secondo me, essere anche nei suoi confronti un pochettino più sereni, e quando lui avrà sicuramente, se ci sarà, io mi auguro per lui, la serenità di poter recuperare, poter essere un giocatore per il Catania che può contarci fino alla fine, allora siamo tutti contenti. Buonasera, miss. Lei è stato sempre uno che con i giovani ha parlato chiaro e la sua esperienza in questo senso è stata importante. Anche con i vecchi. Ma un giovane come Garufi, cosa ha detto, se ha detto qualcosa dopo la partita in questi giorni? Mi ha detto bravo, basta, non mi ha più parlato. È proprio lì che devi parlare così con i giovani. Bisogna mica parlare di un errore che ha fatto, anche se secondo me lo fanno gli adulti, lo fanno i giovani, però Garufi non ha bisogno che io andassi a parlare con lui di questo episodio. Credo che lui debba continuare a essere il ragazzo che è stato finora, un ragazzo educato, un ragazzo che si è fatto apprezzare nei giovani. Campionato Serie B è un campionato diverso, un campionato dove bisogna diventare uomini il più in fretta possibile, e noi dobbiamo accompagnarlo nella crescita, solo questo. Pescara e Catania si trovano nella stessa situazione di classifica, ma hanno una differenza importante in queste prime 5 giornate. L'approccio alla partita, il primo tempo del Catania è stato, la classifica vedrebbe il Catania attualmente in testa, in quella classifica per sé il Pescara sarebbe ultimo. Si gioca tutto in quei 45 minuti o solo le statistiche sono soltanto frutto del caso? Credo che la statistica sia il vostro mestiere, il nostro un altro. Cioè, le partite durano 90 minuti, se ci troviamo in questa situazione è perché nei 90 minuti ci sono delle difficoltà. Posso essere iniziali, io non vorrei tornare. No, non sono molto tecnologico, io sono molto terra terra. Non mi piace quelli che dicono il primo quarto, il secondo quarto, il terzo quarto, il quarto quarto. Qui potevamo, bisogna lavorare per questo. Per... Una squadra gioca 90 minuti e nei 90 minuti deve saper lavorare, gestire. Poi c'è l'avversario, l'avversario più bravo o i siamo bravi. Ma noi dobbiamo capire che non è il primo tempo un bel Catania, al secondo tempo un brutto Catania. Io credo che nell'arco di 90 minuti, solo perché si è fatto un gol, io credo che sia importante fare sempre un'analisi totale della partita e cercare di capire e lavorare su dove noi siamo deficitari. Salve mister, domani si aspetta un atteggiamento del Pescara simile a quello che poteva essere stato quello del Modena della settimana scorsa, o comunque quasi tutte le squadre che verranno al Massimino potrebbero giocare con questo atteggiamento qui, quello della settimana scorsa del Modena, intendo, molto chiuso. Mi aspetto l'atteggiamento sempre del Catania, importante, no? Non del Pescara né del Modena, ognuno viene e fa la sua partita. Noi dobbiamo essere bravi ad arrivare noi alla partita con il giusto approccio, con la giusta mentalità, con le conoscenze dell'avversario e sapere che una squadra può lasciarti del campo, può aggredirti alta, noi dobbiamo essere in grado di poter affrontare le situazioni. Però, come ho detto prima, grande rispetto per tutti quelli che giocano contro il Catania. Noi studiamo, le studiamo, però poi dopo credo che la cosa più importante sia il nostro atteggiamento, non quello dell'avversario. Grazie a voi.
arrivederci.